Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Nell'ultima seduta di aula, l'Assemblea ha parlato degli obiettivi raggiunti e quelli a cui puntare durante la legislatura. Questo l'oggetto al centro della relazione della Presidente Donatella Tesei sull'attuazione del programma della Giunta regionale. Nella seduta del 13 luglio l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha discusso dell'attuazione del programma di mandato della Giunta regionale, illustrato ai consiglieri dal Presidente Tesei, che ha sottolineato come le scelte adottate dalla Giunta abbiano consentito all'Umbria di uscire dalla crisi post-Covid, attestandosi su parametri economici uniformi a quelli nazionali. La ripresa economica e il rafforzamento del sistema sanitario e di quello dell'istruzione, le misure per affrontare il calo demografico e la fuga dei giovani, ha spiegato la Presidente, saranno alcune delle priorità che verranno perseguite nei prossimi mesi. Per il portavoce delle opposizioni, Fabio Paparelli, si è però trattato di una autocelebrazione dell'esecutivo con azioni ordinarie che vengono spacciate per straordinarie. La maggioranza sta procedendo, come promesso, ad aumentare il peso del privato nella sanità, indebolendo quella pubblica. Sulle riforme annunciate, ha rilevato Paparelli, ci sono stati solo annunci, mentre sono aumentati i costi della politica, connessi peraltro a nomine in alcuni casi davvero imbarazzanti. Via libera dell'assestamento di bilancio della Regione e di Palazzo Cesaroni da parte della prima commissione consiliare. La prima commissione di Palazzo Cesaroni, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria e quello dell'Assemblea Legislativa. L'assestamento del bilancio di previsione della Regione è di circa 20 milioni di euro. Di questi 11,3 milioni saranno destinati al trasporto pubblico locale, con oltre 6,8 milioni come contributo alle aziende di trasporto per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale. 150 mila euro per il 2021 come contributo una tantum a favore delle famiglie per i nuovi nati, 150.000 per ciascuno degli anni 21-23 all'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni Giulio Bricialdi, 200.000 euro per il 2021 come contributo ai comuni per il completamento degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi agli eventi sismici del 97, 67.000 euro a favore dell'Unione dei Comuni per le funzioni conferite del Lago Trasimeno a copertura delle minori entrate per la riduzione del 30% del canone demaniale, l'acquale, dovuto dalle attività economiche per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche delle spiagge. 40.000 euro per ciascuno degli anni 21-23 al Centro di Documentazione e Ricerca Antropologica in Valnerina, 250.000 euro per gli anni 21-23 per gli interventi in materia di diritto allo studio universitario, 150.000 euro per il 2021 per interventi di messa in sicurezza civile e ambientale della Protezione Civile, 100.000 euro per spese di funzionamento del Centro di Protezione Civile, 282.000 euro per spese relative alla sede del Segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l'Acqua, 1 milione di euro per gli anni 22-23 per l'affidamento dei servizi connessi alla riscossione e gestione della tassa automobilistica che non potrà più essere affidata all'ACI, 5 milioni per le regolazioni finanziarie del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato. L'assestamento del bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea Legislativa 2021-2023 prevede la destinazione di 3 milioni di euro di avanzo libero di amministrazione che serviranno per anticipare i lavori di Palazzo Cesaroni per vulnerabilità sismica. Altre risorse verranno destinate per il pacchetto di transizione digitale. In prima commissione via libera anche ai referendum della Lega sulla giustizia. Il servizio. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato le richieste di referendum abrogativo sulla giustizia proposte da Stefano Pastorelli della Lega. In particolare, i quesiti referendari riguardano la riforma del CSM, l'equa valutazione dei magistrati, la responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l'abolizione del decreto Severino. Illustrando le richieste di referendum ai commissari,
Pastorelli ha spiegato che l'articolo 75 della Costituzione individua come soggetti proponenti 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Noi, ha detto, vogliamo avvalerci di questa facoltà prevista dalla Carta Costituzionale. Questi atti sono stati approvati con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, mentre quelli di minoranza sono usciti dalla Commissione e non hanno partecipato al voto. La Commissione ha infine respinto la richiesta di Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle, di inserire all'ordine del giorno la proposta del referendum sull'eutanasia legale. In seconda commissione, audizione di associazioni di tartufai che hanno puntato il dito sulla proliferazione di autorizzazioni per le tartufaie controllate e su controlli non adeguati. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. Proliferazione delle autorizzazioni di tartufaie controllate ed ancora, elevata serie di concessioni nell'Alto Tevere sta precludendo la libera ricerca del tartufo. È il grido d'allarme lanciato dall'associazione Tartufai Alto Tevere Ollus che si è fatta portavoce delle istanze del Comitato per la Libera Cerca. L'incontro si è svolto in seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ufficialmente richiesto dal consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico. Alla riunione, oltre alle associazioni dei tartufai, sono stati invitati e hanno partecipato anche rappresentanti di associazioni di categoria, oltre al dirigente Francesco Groman, direzione regionale agricoltura, e l'amministratore unico di AFOR, da luglio 2019 gestisce la materia, Manuel Maraghelli. È stato il presidente dell'associazione Tartufai Alto Tevere, Alessandro Ghigi, che dopo un breve excursus storico sull'importanza economica e storico-culturale del tartufo nella Val Tiberina, a rimarcare come l'Umbria si sia dotata di una buona legge, ma che non viene sufficientemente applicata rispetto alla gestione delle concessioni delle tartufaie controllate. Per Ghigi mancherebbero quindi i controlli sul territorio atti a verificare il rispetto delle norme vigenti. Tutti, ha detto, si sentono autorizzati a una tabellazione selvaggia. La non applicazione della legge provoca conflittualità con i liberi cavatori. Cristiano Casagrande di Confagricoltura Umbria ha sottolineato invece come la legge regionale in merito trovi un suo equilibrio fra i diritti di chi è proprietario di territori con vocazione dello sviluppo del tartufo e i diritti dei tartufai. La legge lascia ampio spazio di lavoro ai raccoglitori. La regione ha preso un impegno strategico, ha detto, per lo sviluppo della filiera economica del tartufo, dove tutti avranno un ruolo importante. Francesco Groman, dopo aver assicurato la programmazione di un incontro con le associazioni dei tartufai per il prossimo mese di settembre, ha ricordato che l'assessore Roberto Morroni già da mesi sta privilegiando un approfondimento sulla filiera del tartufo per ridarle slancio anche in funzione della promozione del prodotto sia dal punto di vista economico che turistico e per la valorizzazione del territorio. Il dirigente di AFOR Marco Vinicio Galli ha ribadito come l'agenzia stia facendo un importante lavoro di omogeneizzazione rispetto a 9 modus operandi, tanti quanti erano le comunità montane. È stata predisposta un'unica posizione organizzativa per le tartufaie controllate e coltivate. Il presidente Mancini, anche su indicazione degli altri commissari, ha assicurato le associazioni presenti sulla massima considerazione rispetto alle loro istanze e dopo l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per approfondire adeguatamente la materia, la commissione darà vita nel prossimo mese di settembre a un tavolo tecnico che possa definire le dicotomie evidenziate nel corso della riunione. Occupiamoci ora della Commissione per le riforme statutarie e regolamentari dell'Assemblea. I 50 anni dello Statuto regionale. Resilienza o debolezza? Analisi, prospettive di riforma. Questo è il titolo di un seminario suddiviso in 4 diversi appuntamenti promosso dalla Commissione Statuto, presieduta da Daniele Carissimi, al quale hanno preso parte illustri cattedratici. Vediamolo in questo servizio. La Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari, presieduta da Daniele Carissimi, dalla Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni e in videoconferenza, ha dato vita a 4 appuntamenti di confronto con autorevoli esponenti accademici impegnati nel diritto regionale, con lo scopo di condividere e analizzare eventuali prospettive di riforma della Carta Statutaria regionale. Il titolo dei seminari, trasmessi in diretta sul canale YouTube dell'Assemblea Legislativa, i 50 anni dello Statuto, resilienza o debolezza,
analisi e prospettive di riforma. I temi dibattuti hanno attraversato l'articolato dello Statuto in chiave interrogativa al fine di scoprire gli spunti di proposizione e intervento. Il senso dell'iniziativa, come ha spiegato il Presidente Carissimi, era quello di ripercorrere le norme statutarie ragionando sulle nuove sfide della Regione Umbria, quali l'autonomia differenziata, la dimensione internazionale e nuovi diritti per consegnare agli Umbri una Costituzione regionale moderna e resiliente al tempo. Con la giornata odierna abbiamo concluso il ciclo di audizioni che ci siamo prefissi di fare con la Commissione Statuto, dove abbiamo ascoltato i più importanti esponenti del mondo accademico. Oggi in particolare sono state attraversate tematiche estremamente importanti ed attuali, come l'autonomia differenziata, come la legge elettorale e come la dimensione internazionale della Regione Umbria. Gli accademici coinvolti hanno suggerito quali sono gli spunti di modifica e quali sono invece gli spunti di resilienza in cui il nostro statuto ha dimostrato essere stato antesignano e quindi le sue regole sono estremamente valide. Questo percorso non finisce qui, in quanto adesso verranno ascoltate le associazioni e il mondo del terzo settore, così come tutti gli altri esponenti che possono dare un contributo per la riforma dello Statuto. A seguito di questo ciclo di audizioni verranno presentate le prime bozze di riforma che cercheremo di presentare unitamente alla pubblicazione che abbiamo in animo di fare, dove verranno raccolti appunto gli scritti di questi soggetti che abbiamo audito e anche quelli dei commissari, in modo tale da celebrare il 50° anniversario dello Statuto anche sotto forma di ricordo attraverso un tangibile riconoscimento. I lavori della Commissione prevedono da settembre un ciclo di audizioni con le parti sociali, le associazioni ambientaliste e con tutti gli stakeholder interessati a dare un contributo all'obiettivo di riforma. L'auspicio è che entro i primi mesi del 2022 si possa approvare una bozza definitiva della Carta Statutaria. Il Presidente Carissimi ha definito infine importante celebrare il ciclo di tutte le audizioni attraverso una pubblicazione. Comitato di controllo e valutazione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Il Comitato ha approvato il report sull'attività svolta nel 2020. Il servizio, Marco Paganini. L'organismo consiliare presieduto da Thomas De Luca ha espresso parere positivo e unanime sulla relazione relativa all'attività svolta nel 2020. Il documento, che ora passerà all'Aula, dà conto delle 16 sedute effettuate e delle limitazioni nei lavori legate all'emergenza Covid. Il Comitato di controllo, viene spiegato nel testo, ha svolto un'attività di monitoraggio su alcune leggi regionali considerate particolarmente rilevanti per i contenuti e per i possibili impatti sulla collettività. Ciò per verificarne l'attuazione da parte della Giunta regionale, convocando audizioni con gli assessori di riferimento, in alcuni casi con i soggetti portatori di interessi, ed esaminando gli approfondimenti e le istruttorie degli uffici. Dai lavori del Comitato è emersa la necessità di rafforzare il dialogo con l'esecutivo per facilitare lo sviluppo della valutazione, costruire un sistema di relazioni e procedure stabili al quale fare riferimento e all'interno del quale sia possibile condividere strumenti ed obiettivi di lavoro per quanto riguarda l'attuazione delle leggi ed anche la redazione di clausole valutative e relazioni di ritorno. L'Assemblea Legislativa ha approvato una risoluzione firmata dai consiglieri regionali della terza Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Eleonora Pace. Ci sono le firme della Presidente Pace, del capogruppo della Lega Stefano Pastorelli, del Patto Civico Andrea Fora, di Michele Bettarelli del Partito Democratico e di Francesca Peppucci e Paola Fioroni. È scaturita da una mozione, questa risoluzione approvata, una mozione proposta dai consiglieri Andrea Fora del Patto Civico e Tommaso Bori del Partito Democratico, che chiedeva all'esecutivo di Palazzo Donini impegni della Giunta regionale in materia di appalti. Illustrando l'atto di indirizzo, Fora ha spiegato che è stato redatto pensando anche e soprattutto alle realtà che forniscono servizi di assistenza alle persone fragili, ai malati e ai disabili. La Presidente della Terza Commissione, Eleonora Pace, ha detto: con questo atto puntiamo a tenere alta l'attenzione sui servizi offerti alle famiglie e sui lavoratori coinvolti. La risoluzione chiede alla Giunta di adoperarsi affinché i committenti regionali o quelli cui la Regione trasferisce continuativamente risorse pubbliche individuino, attraverso procedure
procedura pubblica dei soggetti a cui affidare i servizi, nonché la clausola dei trattamenti economici e normativi complessivi per garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali come garanzia per giusta retribuzione e base per la costruzione del capitolato di appalto. La pesca, un comparto economico vitale per la nostra regione, deve essere valorizzato e sostenuto e viene sempre limitato da misure che ad oggi ne rendono quasi impossibile la pratica. Questo deve cambiare adesso, dice un atto del consigliere regionale Daniele Carissimi della Lega, un'interrogazione e anche una mozione sul ripopolamento delle trote di ceppo atlantico nei corpi idrici regionali per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva. L'atto è stato firmato insieme al collega consigliere della Lega Eugenio Rondini. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via alla mozione del consigliere Vincenzo Bianconi, gruppo misto, mozione approvata all'unanimità che impegna la Giunta a intervenire per il ripristino dell'operatività dell'ospedale di Norcia e del distretto sanitario della Valnerina, interventi immediati finalizzati alla tutela della salute delle popolazioni residenti e dei numerosi visitatori che frequentano la zona. Bianconi ha chiesto alla Giunta, in attesa del promesso ritorno alla piena funzionalità antesisma dell'ospedale di Norcia nel 2023, a intraprendere quindi tutte le azioni di propria competenza in concerto con l'azienda USL Umbria 2, finalizzate al ripristino delle degenze, 20 letti di medicina e 10 letti di chirurgia e dei servizi, compresi quelli territoriali, definendo in maniera puntuale la pianta organica necessaria a garantire tali attività, ivi compresi tutti gli ambulatori specialistici presenti ante sisma 2016. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione Umbria, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, sul sito istituzionale e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.